Seconda vittoria di fila per il Monte Giorgio, che passa a Nereto con il risultato di 2-0. Per il Nereto assente l'infortunato Mirabelli. Al terzo minuto calcio di punizione battuto da Ruci, Diglio respinge al lato. Al 24esimo un calcio di punizione battuto da Omiccioli, taglia l'area di rigore, Diglio smanaccia fuori. Poco dopo Ristovski calcia molto bene dalla distanza, grande parata di Gagliardini che si rifugia in angolo. Primo tempo con poche emozioni che si conclude al 48esimo con una punizione di Albanesi che finisce alto sopra la traversa. Nella ripresa la partita si vivacizza. Al 54esimo la squadra di casa protesta per un probabile fallo di mano, ma il direttore di gara lascia proseguire. Al 64esimo primo squillo del Monte Giorgio con Spagna che calcia in tap-in sul palo non riuscendo a sfruttare una respinta corta di Diglio. Al 71esimo Ruci imbuca per Perpai ma viene murato dalla retroguardia avversaria. Un minuto più tardi l'episodio chiave della partita. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Puca crossa in area, Spagna stacca di testa, batte Diglio e sblocca la partita, portando la squadra marchigiana in vantaggio. È la sua seconda rete stagionale. All'82esimo minuto esce proprio l'autore del gol Spagna, lasciando il posto al numero 13 Perini. Due minuti più tardi il Nereto protesta vigorosamente per un atterramento in area di rigore, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 90esimo un calcio di punizione di Omiccioli sfiora l'incrocio dei pali. Durante il recupero Ferrini sbaglia il controllo e manda Santoro a tu per tu con il portiere, ma sciupa clamorosamente il gol del raddoppio. Al 93esimo minuto sempre Omiccioli esegue un fantastico tiro a giro che si infila sotto al 7 sancendo il risultato finale di 2-0 per il Monte Giorgio. Nulla può l'incolpevole Diglio. Per il capitano rossoblù è la seconda rete in stagione. Al 95esimo l'arbitro mette fine all'ostilità. Il Monte Giorgio espugna Nereto con la seconda vittoria consecutiva. Continua invece il periodo buio del Nereto. Mister, un commento a caldo sulla partita? No, una partita dove abbiamo perso, meritato o non meritato, però purtroppo è capitata questa sconfitta, dove è stata una partita aperta, insomma, da una parte e dall'altra. È ovvio che tra l'altro anche su questo campo, sia per noi sia anche per gli avversari, non c'era tanta possibilità di poter giocare. Lo si è fatto in entrambe le squadre fino ad un certo punto, però poi queste sono gare che si decidono con un episodio, così come è successo, una nostra distrazione ha consentito loro di realizzare la prima rete. Poi non siamo riusciti a... Sì, abbiamo reagito però senza costrutto e senza aver tirato. Poi stai lì a recriminare, rigore, non rigore, un tiro, non fatto altro. Abbiamo perso, punto e basta. La lucidità è quella che ci stava prima, però alla fine capisco benissimo, quando si deve recuperare a volte la lucidità si perde, si dà maggiore spazio alla foga agonistica, insomma, per il voler recuperare. Dobbiamo ripartire perché non è ancora finita. Certo che è bruttissimo perché sono sconfitte questa come anche le altre che possono lasciare il segno, ma fino ad un certo punto, perché per esperienza si va avanti e si deve cercare comunque di recuperare. Abbiamo la capacità e cercheremo in tutte le maniere di poterlo fare. Sì, diciamo che avevamo impostato la partita in questo modo, mister Mengo in questa settimana più che il risultato ha portato il focus su quello che era l'aspetto agonistico e di concentrazione, rischiando il meno possibile perché la situazione della classifica non era delle più rose, quindi abbiamo fatto legna, abbiamo messo carattere e determinazione ed è venuto il risultato, come spesso capita magari in queste partite dove si gioca duello su duello, ne abbiamo vinti diversi, specie il secondo tempo, e l'inerzia della partita l'abbiamo portata dalla nostra parte. Siamo consapevoli di quello che siamo e che eravamo, anche che nel momento in cui i risultati non ci davano ragione. Sappiamo che il nostro cammino è fatto di difficoltà e di un processo di crescita, avendo tanti giovani, e in quello puntiamo e siamo consapevoli che magari qualche soddisfazione ce la possiamo togliere.